Ciao a tutti, sono Fabrizio Rivi, l'inventore di Project Byte Bull, e sono qui a presentarvi l'UMF, praticamente la marca Gravity della Merida. È del 2008 all'incirca, è passato di mano in mano da tutti i miei amici ed è... l'ho ripreso un anno e mezzo fa e ho pensato di ricostruirlo completamente. Mi sono scritto un po' tutte le varie componentistiche che ho montato. Adesso vi faccio vedere quanto può venire a costare una bicicletta assemblata da zero. Componentistica tutta nuova, al di fuori di qualche pezzo. All'incirca 50 euro di telaio. I pedali sono degli Welgo B38. Sono dei pedali vecchi che usavano sulle biciclette da downhill e li avevo in casa, all'incirca 10 euro. Il tendi catena mi è stato dato da Simone Medici. È un cambio SRAM Rival che io praticamente utilizzo solo per tenere in tensione la catena, dato che questo telaio non ha i dropout per poter tensionare la ruota. La serie sterzo l'ho preso su Amazon, 24 euro. Il collarino del canotto, sempre su Amazon, 9 euro. Lo stem è quello lungo 35 mm della Decathlon, della Between. Costo 19 euro. Le ruote sono Mavic Crossride e le vendono complete già da 26. Si può mettere sia il QR davanti che il perno passante da 15. Ora è 15% perché questa forcella è una RockShox Recon da 27,5 da 100 mm. Comunque le ruote sono costate 200 euro e la forcella 150. Il canotto della sella è costato 15 euro. E io ho fatto questo adattamento per poter montare le selle pivotal, quelle da BMX che si avvitano da sopra. Se volete scrivetemi nei commenti per farvi vedere come si fa a trasformare un canotto per selle normali a canotto per selle pivotal. La guarnitura XF l'ho trovata su Amazon, 60 euro completa, hai le due pedaliere e il movimento centrale. Il forcellino del cambio 11 euro. La corona, sempre su Amazon, 32 denti, 13 euro. Il manubrio è un core che avevo in casa, core torsion tagliato a 72, costa più o meno 36 euro. I collarini della serie sterzo, 4 euro. Copertoni sono quelli della Rock Rider, sono 26x2 e sono costati 24 euro. 10 euro le camere d'aria, sempre dalla Decathlon. Manopole, sempre Decathlon, 8 euro, sono quelle della BMX. La sella 24 euro sempre su Amazon, catena 11 euro sempre su Amazon, per verniciarla ho speso più o meno 16 euro di bombolette, l'ho grattata tutta e riverniciata completamente, ho dato il primer e due bombolette di verde per fare questo effetto khaki. Anche il freno, una ventina d'euro, un rod nado trovato su Amazon. Comprato sia l'anteriore che il posteriore, mi sono arrivati al contrario, quando ho invertito il cavo e l'ho messo sulla leva destra. E niente, questa è la bici completa, vi lascio un piccolo video montato bene per farvi vedere com'è. Ditemi voi se vi piace. Il prezzo totale sono 701,50 euro, arrotondando un pochino sui prezzi. Vedete voi se vi conviene farne una da zero. Non è venuta male, contando che è comunque un telaio molto vecchio, completamente rifatto, il peso è quasi gli 11 kg. Come tendicatena ho messo questo cambio, quindi tende a pesare un po' di più. Trova un tendicatena da poco prezzo, anche quelli su Amazon possono andare bene, tirano poco perché hanno una molla che non tiene molto in tensione, però per l'utilizzo di un pump track o da andare qualche volta in qualche skatepark o saltare sui panettoni, e comunque un ottimo bici. Ditemi voi se vi piace, seguite la pagina, seguite il canale, mettete mi piace al video, state connessi per tutti gli altri nuovi video. Mi sono dimenticato di dirvi, ho dovuto comprare anche un kit single speed che è costato all'incirca 12 euro, l'ho sempre trovato su Amazon. In ogni caso, tutti i link di tutti i prodotti, di tutte le componentisti che ho montato, ve li metto qua sotto in descrizione, potete andare a controllarli. I prezzi sono un po' variati, poi dipende sempre dal mercato. Vedete voi, cercate un po' la componentistica, io vi lascio comunque il link e scegliete voi se volete, se comprarli o meno.
vi lascio anche qualche foto di com'era prima la bici. Ditemi voi se vi piace più così o più come era prima.